trasformandomi così, come minimo in un folle che sogna ad alta voce, come massimo non in un solo scrittore, ma in tutta una letteratura, anche se ciò non servisse a divertirmi, il che sarebbe per me già tanto, contribuisco forse a ingrandire l'universo, perché colui che, morendo, lascia scritto un solo verso bello, ha reso i cieli e la terra più ricchi. È più emotivamente misterioso il fatto che esistano stelle e gente. Vista la carenza di letteratura dei nostri giorni, che cosa può fare un uomo geniale se non trasformarsi lui solo in una letteratura? Con una tale mancanza di persone convivibili, che cosa può fare un uomo sensibile se non inventarsi gli amici o perlomeno i compagni spirituali?